Venire per quanto di sua competenza 166 Garofalo raccomandazione, 167 Dieni favorevole. Bene, la ringrazio. Dunque, comunico che è deceduto l'onorevole Fulvio Follegot, già membro della Camera dei Deputati nella XVI legislatura. La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari l'espressione della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea. Ha chiesto di intervenire su questo argomento il deputato Massimiliano Fedriga, che ne ha facoltà. Prego, Presidente. Colleghi, per favore, un po' di silenzio in aula. Grazie, Presidente. Giovedì scorso, all'età di 61 anni, ci ha lasciati Fulvio Follegot, nostro collega nella scorsa legislatura, ma soprattutto un amico. Fulvio da sempre ha dimostrato, non con le parole, ma con l'impegno quotidiano, cosa significa essere un rappresentante del popolo onesto e altruista. Ha iniziato la sua esperienza politica come sindaco del comune nel quale è nato Gagliarine, diventando poi, trasferitosi in Friuli Venezia Giulia, consigliere regionale, carica che ha ricoperto dal 1998 al 2008, anno nel quale è stato eletto alla Camera dei Deputati. Qui ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della Commissione Giustizia. È stato commissario della Lega Nord in Friuli Venezia Giulia dal 2003 al 2005 e presidente del Movimento dal 2012 fino alla sua scomparsa. Un esempio non solamente politico, ma un esempio di vita. Con estrema discrezione e semplicità, e altrettanta determinazione, ha portato avanti battaglie per la sua comunità. Era sempre disponibile ad ascoltare e a risolvere i problemi dei cittadini. Prima che un politico che ammiro, Fulvio è stato un amico, un vero amico. Una persona che ha sempre fatto tanto per gli altri senza mai chiedere nulla in cambio. Era il contrario della parola apparenza. Uno di quegli amici che fanno le cose per te senza fartelo sapere, perché non voleva avere qualcosa in cambio, lo faceva semplicemente per la volontà di fare del bene. Nell'epoca nella quale viviamo, e specialmente nel contesto politico, tale comportamento rappresenta un'eccezione virtuosa. Ha sempre messo davanti gli interessi delle altre persone rispetto ai suoi personali. Anche durante la dura lotta che l'ha visto combattere contro la malattia, i suoi pensieri andavano non alla sofferenza che stava provando, ma quella che potevano provare le persone a lui care. Durante questo difficile periodo ha sempre seguito con passione e grande determinazione anche l'attività politica, dimostrando quanto tenesse ad essere vicino alla sua gente. Ricordo che qualche settimana fa, nel pieno della sua sofferenza, Fulvio, da presidente della Lega Nord Friuli Venezia Giulia, mi chiamò per dirmi che ormai era affaticato e di cercare un nuovo presidente che potesse darmi una mano come aveva fatto lui. Insomma, la sua preoccupazione era trovare qualcuno che potesse aiutarmi, visto che lui non aveva più le forze per farlo. Quale altra persona, in situazioni difficili come quella che stava vivendo, riesce a mettere da parte se stesso in questo modo? Quella che mi ha fatto Fulvio però è stata una richiesta a cui non sono stato in grado di dare una risposta. Dove trovo un'altra persona come lui? Fulvio è stato sempre l'uomo del confronto costruttivo. Anche nei momenti più difficili mirava a trovare le soluzioni per unire, mai per dividere. Qualsiasi problema ci fosse, era la persona alla quale rivolgersi per un consiglio giusto e disinteressato. Non credo che la malattia l'abbia vinto. Forse ha vinto sul suo fisico, ma non su Fulvio. Con il suo esempio, infatti, ha lasciato un'impronta indelebile di sé nella sua comunità, ma soprattutto dentro alle persone a lui care. Un'impronta che insegna che volere il bene degli altri non si dimostra con i gesti eclatanti e appariscenti, ma con i gesti quotidiani che comportano sacrificio costante e fatica, che riesce anche a mettere da parte se stessi per gli altri. In questo momento difficile sono vicino, come tutto il gruppo che rappresento, alla famiglia, Lorella, la moglie, e Valentina, Andrea e i figli, che sono con noi oggi in aula in onore del ricordo di Fulvio. Fulvio per me non è stato solo un esempio nella politica, per me è un esempio di vita, un punto di riferimento che non si assopisce con la sua scomparsa.
Se sarò in grado di diventare un decimo dell'uomo che è stato Fulvio, sarò orgoglioso di me stesso. È un onore essere stato un tuo amico. Ciao Fulvio. La ringrazio, collega Fedriga. Grazie. Ha chiesto adesso di intervenire il collega Brandolin. A 2 minuti, prego. Grazie Presidente. Ho l'onore, ma nello stesso tempo la tristezza oggi, di ricordare la Camera un uomo politico impegnato e serio, il cui nome è stato ed è ben noto in tutto il territorio della mia regione Friuli Venezia Giulia. Fulvio Folegotti, infatti, nato in provincia di Treviso, è stato nei fatti un mio corregionale, predecessore alla Camera, attivo in un partito politico diverso dal mio, ma senza dubbio in modo onesto, dignitoso e serio. Il suo impegno politico, nato in seno alla Democrazia Cristiana, prende forma e si conclude a livello locale. Già questo basta per spiegare la cifra di chi vuole dare un senso alla vita attraverso l'impegno a partire dalle persone. È giusto ricordarlo come uomo e come politico, sempre in ascolto dei problemi provenienti dal suo territorio, a cui ha sempre cercato di dare risposte nei vari incarichi pubblici che ricoperti, da sindaco, da consigliere regionale e da deputato nel